Buongiorno, buon caffè. Ieri sera ho finalmente visto le famose palme di Piazza Duomo, adesso accompagnate anche dai banani. Onestamente non saprei esprimere un giudizio. Sì, non è che facciano questo grande effetto, ma non sono neanche questa roba devastante. Ma il punto non è discutere se le palme vanno bene o non vanno bene, chi le ha pagate e chi non le ha pagate. O la risibile barzelletta che il comune non ne sapesse niente. A Milano, ma penso un po' dappertutto, non puoi mettere fuori neanche un vaso di gerani senza avere l'autorizzazione del comune e secondo voi uno prende e in Piazza Duomo pianta delle palme e il comune ignora, non ha dato un permesso, non ha dato un'approvazione? Ma dove? Il punto chiave è che anche intorno alle palme si è scatenata una guerra ideologica tra coloro che hanno sfruttato l'occasione per sparare a zero su tutto e contro tutto, e con argomenti sempre più risibili. Di nuovo non voglio tornare sull'argomento palme, ma sull'argomento rissa. È possibile che ogni cosa diventi pretesto per una guerra, che tutto ci spinga ad alzare la temperatura, ad aggredire, anche se si tratta di difendere con le spade il colore dell'erba verde d'estate. Dobbiamo sempre aggredire, alzare il ritmo, urlare, difendere sbraitando, stracciandoci le vesti e andando a testa bassa contro l'avversario. Siamo sicuri che è questo quello che vogliamo? È questo che la società delle libertà, dell'abbandonare ogni tipo di vincolo, ogni tipo di negazione, ogni legge, è qui che ci ha portato? È questa la società che volevamo? Una società dove la rissa alla fine viene fuori per ogni cosa, dal calcio alla religione, alle palme, ad ogni occasione? Siamo proprio sicuri che questa è la società che vogliamo? E se non è così, cosa possiamo cominciare a fare per cambiare questa società? Nel nostro piccolo si intende. Gira sui social una battuta di Madre Teresa, che alla domanda cosa devo fare per creare un ambiente che faciliti la pace nel mondo, rispondeva: vai a casa e ama la tua famiglia. Forse potremmo cominciare da lì. Buongiorno e buon caffè.